Gli era stato insegnato che la maggior parte delle religioni dicono ai loro seguaci che loro sono gli eletti. Solo i cattolici sarebbero andati in paradiso. Quando fu un po' più grande, Digger scoprì che non era del tutto vero. C'era una disposizione, almeno nel cattolicesimo, secondo cui se uno muore con un peccato mortale sulla coscienza, va all'inferno. Impara presto la ragione della confessione, spazzare via tutte le colpe. Un paio d'anni dopo aveva raggiunto l'età della ragione. Le implicazioni di alcuni di quegli insegnamenti le affollavano la testolina. Suo padre era luterano e non sarebbe mai entrato in paradiso. Gli fu detto che, nella migliore delle ipotesi, suo padre poteva sperare di andare in purgatorio. Somigliava al luogo dove aveva passato tutta la sua vita. Digger pensò tra sé. Quell'idea non gli quadrava molto, anche se lo vedeva poco. Credeva sempre che suo padre fosse il migliore. Nessuna suora poteva dirle che non era così. Non espresse mai quella piccola animosità che aveva dentro di sé, ma nella sua testa gridava primo strike. Le suore erano severe in fatto di disciplina e potevano essere rigide, meschine e fiscali. Digger credeva che fossero la mano di Dio, mandate per tenere i bambini in riga. Quando stava per prendere la licenza media, gli ormoni impazziti avevano già cominciato a circolare per il corpo. Un giorno questo processo fisiologico diventò il soggetto di una discussione. Tutte le domande in materia di moralità nella classe, come nella maggior parte dei casi, ruotavano attorno a se faccio è peccato. Un ragazzo dal fondo dell'aula chiese dell'erezione e del suo rapporto con il peccato. Digger non riusciva a credere che qualcuno potesse mai fare una domanda del genere. Ci pensava da parecchi mesi, ma non aveva mai osato chiederlo. La suora rispose fiduciosa: è un peccato veniale. Il ragazzo si alzò, anche se non ci stai pensando, succede da sé. Senza perdere un colpo, la suora ribatté: naturalmente. Digger si sentì immediatamente colpevole. Quella era una delle cose che aveva imparato molto bene, ma anche confuso. Non poteva capire come potesse essere peccato avere pensieri sporchi, involontari, su una delle ragazze della sua classe. Si sentiva responsabile dei suoi pensieri, ma qualche volta gli venivano dal nulla, non stava pensando a niente in particolare, succedeva da solo. Nella sua mente cominciava a fare la conta per il confessionale: vediamo, 12 volte al giorno, moltiplicato 7 giorni alla settimana. Sentiva di trovarsi in guai grossi, non riusciva neanche a immaginare quale sarebbe stata la penitenza se se lo fosse toccato. Farà i denti, ma abbastanza forte perché la suora potesse sentire. Il compagno di Digger esclamò: Marta. In 8 anni nessuno aveva mai detto quella parola nel raggio di 1 chilometro dalla scuola. La suora prontamente si diresse verso la ragazza e gli diede una sberla in faccia abbastanza forte da lasciargli il segno delle dita. Il ragazzo rimase stupefatto, anche la classe fu sorpresa. Digger sentì la sberla come se la suora l'avesse data a lui. Aveva pensato la stessa cosa, ma non aveva osato esprimerlo. Il periodo delle discussioni era ufficialmente terminato. Secondo strike. Digger ripensò tutte le volte che aveva preso delle bacchette alte sulle nocche per le carenze della sua tecnica pianistica. Ma congedava tutti quegli insuccessi come bolo o lanci sbagliati.